eccoci qua, brava gente, ci ritrovati su Castello Empire. Oggi sono sempre al solito negozio, al Joshin Super Kiss Land di Namba Osaka, per vedere. Questa è una vetrina che mi piace molto perché i toys sono messi in una maniera veramente ottima. E oggi vorrei parlare di nuovi toys che sono messi in display in questo momento. Abbiamo qua davanti per prima cosa Daikessage 17, che è già stato recensito da Opafa, che anche io vorrei recensirò tra poco. Innanzitutto vediamo la dimensione della scatola, che è la stessa di Dai Leon come dimensioni, perché è una scatola veramente compatta perché ha problemi di spazio, in pieno a nete, tra poco in ordine, per cui figura l'uomo di latta, quindi in ordine a 11.000 yen, per cui anche a prezzi molto modici. Vediamo qua il nostro Noah Seven. Devo dire che ha degli ottimi dettagli. Anche Utafa ne ha parlato molto bene. Comunque è fatto veramente bene, questo va detto. E ho veramente dettagli molto buoni. Peccato che è piccolo, cioè fosse stato un po' più grosso sarebbe stato meglio. È veramente minuscolo. Poi vediamo con la sua Graviton Unit. La Graviton Unit è questa unità che la si mette dentro nel petto e a tutti i suoni delle varie situazioni, eccetera, una banda di suoni molto variegati. Non è come il drago spaziale che aveva solamente due canzoni e basta. Questo è veramente ottimo come suono. E la Graviton Unit, cioè il suo attacco speciale, l'attacco Graviton che gli si apre il petto, vengono fuori tutti quei sensori qua, lo vediamo lì. Anche questo è fatto tutto bene, gli si aprono anche qua, voglio dire, le gambe, vengono fuori tutti i meccanismi, no, veramente molto bello. Abbiamo anche la modalità che da base si trasforma in versione volante, anche se non so come faccia volare un coso simile. I vari mecha che troviamo dentro la scatola, che sono microscopici, la stessa cosa, lo stesso difetto di Dai Leon, che secondo me erano troppo piccoli, però ce li abbiamo, possiamo tutti mettere nelle sue gambe, nei suoi piedi. E poi ci spostiamo dal Daikessage 17, ripeto il prezzo vicino ai 20.000 yen, per me è un po' troppo per le dimensioni, per parlare del nostro amatissimo e contestatissimo drago spaziale. Perché parlo ancora di lui? Innanzitutto vediamo che qua è posato in maniera strafiga, con tutte le nuvole attorno, cioè veramente sono dei grandi quelli che lo posano qua. Anche il Gaiking è posato benissimo. Beh, il Gaiking è bello, c'è poca gente, anzi nessuno che ha parlato male di questo Gaiking, con i suoi mini Popinica, che sono anche questi stupendi. E abbiamo qua il nostro Gai King, la versione Upgrade Parts, finalmente lo vedo per la prima volta. E qua abbiamo la versione con la testa trasparente per fare il face open, però con su l'esoscheletro della testa. È un fake che però viene benissimo se uno vuole tutti e due la testa del Gai King come forma, però vedere il face open dentro. E questa è la nuova testa rifatta, che non si vedono più le inferriate dell'armatura, ma è piena qua all'altezza della bocca, se vogliamo. Devo dire la verità, io preferisco la versione dietro, cioè quella non upgrade, perché quella versione upgrade ha la testa, cioè del drago spaziale, che sarebbe il corpo del Gaiking, che è troppo tonda per me, è poco troppo cattiva, è veramente tonda, cioè non mi piace, è proprio non. E anche queste parti così goffe, grosse, a me non mi sono mai piaciute più di tanto, per cui devo dire, mi piace fino a un certo punto. A me i gatti mi piace, li vuole avere tutte e due, questo sicuro, però se devo sceglierne una, preferisco quella dietro, quella classica, scusatemi, questa è un'opinione mia. E poi, visto che costa 19.800 yen, il set dell'Upgrade Parts, che in Giappone qua è prenotabile solamente fino al 24-23 di questo mese. Andiamo a vedere anche le upgrade del Gaiking come sono. Vediamo i Luogai, che sono gli occhi, più la tenaglia, che sono i Bighorn, che sono tutte e due. A me la versione Luogai piace sempre molto, per cui lo metterei anche in questa maniera qua, in bacheca, se devo essere sincero. Però, insomma, è un po' plasticoso. Poi le trivelle, ragazzi, guardate questo rosso qua, io non so cosa dire, è lo stesso rosso che si intravede nella coda, ma è una cosa, è veramente un colore di giocattolo da spiaggia, grida vendetta, questo va detto, grida veramente vendetta questo colore rosso plasticoso. Cioè, e abbiamo due trivelloni enormi che sembrano fatti plasticaccia.
plasticazza veramente. Cioè, per me il difetto grosso di questo drago spaziale è questa plastica rossa. Non dico fatela metallizzata come quella del collo, ma una colorazione un po' diversa. Non potevano fargliela, porca miseria. Anche le trivelle sono di questo colore. Sono orrende. Magari da mettere sul Gaiking è un'altra cosa, però, cioè, io da metterli in mostra così, io non so chi lo farà. Sì, è bello, fa scena, però, cioè, visto da lontano, uno si avvicina e fa, ma cos'è quel plasticone lì? Comunque stanno già uscendo su internet chi vende il Taiku Mario senza il Gaiking. Una cosa che ci diceva il mio negoziante di fiducia e pensavo, ma figurati se va a finire così. E invece si sta cominciando a vedere. Per cui io non lo so, ragazzi, voi che pensate? Per me, per voi vale la pena di spendere 20.000 yen per questa upgrade part, che sono queste parti qua che vedete qua, più le parti upgrade part per il Gaiking, senza l'esoscheletro del Gaiking, perché dovete scegliere se mette poi in mostra questo, questo, non è che ce l'avete tutti due. O no? Boh, io mi farò le segmentali fino alla fine, perché purtroppo, visto così, ti lascio ancora più perplesso. Noi ci sentiamo, grazie per la visione e ai prossimi video. Grazie ancora su Destro Empire. Ciao ciao!